Lorenzo Brunelli, ultimi allenamenti prima della partita fondamentale, direi, di questa stagione, quella più importante contro l'Oristano. Che partita ti aspetti? Beh, sicuramente sarà una partita difficile. Noi contro l'Oristano già l'annata abbiamo sofferto la partita un po', immaginiamo tutti, per la trasferta. Comunque in Sardegna sarà difficile un po', anche comunque la squadra ha un buon livello pari al nostro, ma dovremmo cercare di fare sicuramente meglio dell'andata e vincere, perché chiaramente forse è la nostra ultima spiaggia per mantenere la categoria. È una partita da dentro o fuori, Lorenzo? Sì, questa sì, decisamente, è la partita da dentro o fuori proprio. Avete chiamato un po' a raccolta anche i tifosi per questo match, insomma, vi aspettate un'affluenza maggiore? Sì, noi abbiamo provato a pubblicizzare la partita su vari social network per cercare di portare più gente possibile. Speriamo che siamo riusciti a convincere gli spettatori a venire. Abbiamo parlato dell'Oristano, parliamo anche dell'ASP. Come sta la squadra? La squadra, bene, è stata una grossa perdita quella di Luigi, che chiaramente ci ha un po' destabilizzato, però siamo riusciti a trovare un sostituto abbastanza degno, molto degno di Luigi. Ecco, parliamo anche di Joel Bacci, appunto il nuovo arrivato. Un buon esordio, sentivo anche l'allenatore Fabio Cristini per lui. Cosa ti aspetti? Insomma, anche un po' di esperienza da partita per quest'ultima partita. Sì, beh, già dalla partita contro Pomezia si vedeva comunque un giocatore che ha giocato in alte categorie, l'esperienza sicuramente ce l'ha. Dobbiamo solo un po' abituarci ai suoi ritmi di velocità di gioco, perché chiaramente è molto diverso rispetto a quello che siamo abituati, però penso che già con questo allenamento riusciremo a metterci a posto con tutte le varie cose. Lorenzo, te la sei un po' immaginata questa partita? Beh sì, ovviamente, chiaramente il risultato sarebbe a nostro favore, però questa è sempre immaginazione, quindi dovremo vedere sabato.